Senta, ma secondo lei Piero Grasso e Ciampi sono contenti appunto dei risultati che state ottenendo? Io credo che Grasso debba essere sollecitatissimo, per la verità io a Grasso ho anche telefonato, okay. Mi ha detto di essere stato frainteso e credo di poterlo dire tranquillamente, okay. Di essere stato frainteso quando ha fatto queste dichiarazioni sull'entità che non aveva fatto in mente Forza Italia, che suo era un discorso più complesso e più che è diciamo, stato semplificato, okay. Che è stato semplificato, però come ha scritto l'ambasciatore romano autorevolmente sul Corriere ieri, forse il procuratore generale antimafia quando parla discorsi così complessi e così arbitrariamente interpretabili non dovrebbe farlo. Senta, cambiando argomento, tutti sanno che lei è molto vicino all'arma ed è una persona insomma che molto vicino alle istituzioni, che le difende sempre, eccetera. Sui giornali sembra quasi l'immagine che si ha che l'arma sia diventata il pusher dei trans a Roma perché è morto un altro trans, eccetera. Cioè, secondo lei, questa immagine che si ha, anche perché sono casi abbastanza isolati, cioè il caso romano di Marrazzo, cioè non si rischia poi di dare un'immagine anche negativa dell'arma che non c'è, perché poi non è che da un episodio puoi farne, no? Cosa ne pensa? Penso che operano in Italia 100.000 carabinieri, in Italia e all'estero, e penso che fra 100.000 carabinieri ci possono essere quelli che deviano, quelli che certo. Ci comportano male e quelli che come ovunque, nella chiesa, nella risoluzione, nella politica, nelle famiglie, ci sono situazioni di malcostume che vanno con decisione combattute ed espulse dall'arma quando si trova i colpevoli di questa deviazione. Certo, quindi non si può esagerare. Senta, un'altra cosa, sono stati malmenati, almeno secondo le denunce, comunque minacciati molti gay che dicono di circolare in questi quartieri, eccetera. Però scusi, come si fa a riconoscere, abbia pazienza, un gay? Cioè, poniamo che io sia gay e che vada in giro, cioè come fa la gente a vedere che io sono gay? Cioè devo mettermi a provocare con un cartello? Cioè anche quello mi sembra una cosa, non so, che idea si è fatta? Perché guardi, io mi sono fatto l'idea che l'Italia non sia un paese, che quando è il momento, allora tutti i giornali parlano ed amplificano le violenze di cui sono oggetti di Ados. Quando il momento delle violenze nei confronti delle donne, tutti i giornali enfatizzano gli episodi gravissimi che possono accadere di aggressione alle donne. Poi quando il momento che viene aggredito un omosessuale, tutti i giornali, c'è la stagione in cui non parlano d'altro. Purtroppo esiste la violenza sulle persone, qualche volta si esercita sulle donne, qualche volta si esercita sugli omosessuali, qualche volta si esercita sui viados, ma quello che è gravissimo è la violenza sulle persone e non il fatto sindacale di immaginare che la violenza su una donna sia meno grave di quella su un gay o sia meno grave di quella su un viado. Però scusi, se due uomini si baciano e davanti anche a una famigliola che gira e anche a dei minori, cioè guardi, io le cito un episodio che ha fatto scuola. Quando due anni fa due carabinieri hanno fermato al Colosseo, due omosessuali che avevano una foto orale fra di loro in pubblico, allora è sicuro che i due carabinieri avrebbero fermato ugualmente se la coppia fosse stata eterosessuale. Se la donna davanti al Colosseo si fosse intrattenuta con un uomo in quell'atteggiamento, sarebbe stato fermato esattamente come una coppia omosessuale, perché sono atti oscini in luogo pubblico, che poi vengono compiuti da due uomini o da un uomo e una donna è la stessa identica cosa, solo che in quel caso tre ministri si scatenarono per difendere che cosa? Il diritto di avere un rapporto orale in pubblico da parte di due uomini o di un uomo e di una donna. Come vede, se non ci si pensa un attimo alle cose, si arrivano a sostenere dell'aberrazione. Poi ognuno in camera da letto, a casa sua, quello che gli pare. Però scusi, se due maschi si baciano in pubblico, anche in una situazione pubblica, è chiaro che questo suscita delle reazioni? Cioè non è così. Sì, se lei va in un asilo o in una spiaggia dove ci sono dei bambini, un uomo e una donna incominciano a baciarsi fra di loro e a fare fusione in maniera provocatoria, è chiaro che chi tiene lì quei bambini o le mamme dicono a quel signore e a quella signora, per cortesia andate un po' più in là a fare queste cose. Certo, quindi anche diciamo nell'approccio di queste persone, no? Che vanno in giro. Poi ho detto, okay. E ribadisco, l'ho detto alla Concia, che io sono assolutamente favorevole. Se una norma dice semplicemente che
sono aggravante per chi viene aggredito soltanto ed esclusivamente per il suo orientamento, cioè la donna che viene aggredita in quanto donna perché è provocante, perché gira in minigonna, è l'omosessuale perché gira con l'orecchino e dà fastidio a qualcuno, sono assolutamente favorevole a una norma che dica che viene aggredito solo per ragioni del suo orientamento, ma basta qui, non come vogliono fare loro, aggiungerci anche che viene colpito chi pensa che per esempio a scuola vada insegnato il rapporto normale quello fra uomo e donna, e quindi nelle scuole bisogna, come in Spagna, tradurre Cenerentola e Biancaneve nella versione uomo-donna, nella versione uomo-uomo, nella versione donna-donna, perché è giusto che nelle scuole ci sia un orientamento che spinge da un milione di anni il rapporto che fa continuare il mondo è quello fisiologico fra uomo e donna. Cioè, lei dice, è giusto, ognuno si viva la sua dimensione affettiva come ritiene, non sarò certo io a fare il censore, però bisogna anche evitare, quello che le volevo dire io è, bisogna anche evitare di provocare, cioè nel senso che se io mi bacio sulla lingua con lei davanti a una famigliola con dei bambini, diventa una provocazione, è chiaro che attiro l'attenzione, posso anche attirare insomma dei gesti consunti. Esattamente quello che ho sempre detto alla Concia Grillini, che cosa c'entra la difesa di un orientamento sessuale diverso con il Gay Pride, dove le persone parlano nude, si traversano da preti e da suore, irridono la religione, finiscono per rifondare il Vaticano, se la prendono con sentimenti sacri da parte degli italiani. Che cosa c'entra l'omosessualità con la sguaiataggine, con il carnevale, con la provocazione? Quindi chiaramente una provocazione anche così aperta, così orientata sessualmente, poi c'è anche chi non l'accetta, questo è evidente, purtroppo può causare anche queste cose. Ma questo vale esattamente per gli eterosessuali come gli omosessuali. Esatto. Un nudista, se fai il nudista in un campo per nudisti o in una spiaggia solitaria, a me non dà nessun fastidio. Se il nudista vuol fare il nudista a Rimini sotto l'ombrellone dove c'è la famigliola e si mette a passeggiare sotto l'ombrellone con nudo lato lui o lei, mettendo in mostra i suoi attributi genitali, se permette può dare fastidio a me come può dare fastidio alla famigliola. Se vuol fare il nudista lo vada a fare un chilometro più in là in una spiaggia deserta e non la vada a fare sotto l'ombrellone dove c'è la famiglia, perché allora in quel momento dopo vuol dire sono un perseguitato, non esercito i miei diritti, perché la tradizione liberale da sempre insegna che il diritto di uno, la libertà di uno finisce quando va a incidere sui diritti e la libertà di un altro. Certo, chiaramente quindi lei auspica un gay pride diciamo sobrio, giusto? Io auspico che su queste cose, visto che l'Italia per fortuna è un paese di grande tolleranza, dove ognuno vive come gli pare, con gli orientamenti sessuali che gli parino, sia consentito di avere pienamente un rapporto affettivo di ogni tipo, ma sia consentito anche al vescovo, quando predica, sulla base della Bibbia e sulla base del Vangelo, di dire che secondo il punto di vista della Chiesa Cattolica il rapporto fisiologico normale è quello fra uomo e donna. Non voglio che il vescovo per dire questo venga incriminato. Quindi il messaggio per chiudere è no alla violenza, ovviamente, contro la violenza, questo va da sé, ma evitiamo anche di provocarla la violenza, corretto? Evitiamo anche da parte degli uomini, da parte delle donne, da parte degli eterosessuali, da parte dei nudisti, da parte di tutti quelli che vogliono esercitare un loro diritto, di andare a offendere però le convinzioni e i sentimenti degli altri. È chiaro, quindi, perché poi questo può suscitare anche malcontento e anche insomma reazioni sbagliate, corretto? Che quando vengono queste reazioni soltanto per colpire chi ha un orientamento diverso, sono d'accordo che vengono penalmente perseguite anche in maniera più severa. Sì, però non evitiamo laddove possibile provocazioni inutili. Okay. Diciamo che se al Colosseo, come ho detto, qualcuno pretende in pubblico di fare l'amore, se un uomo come un uomo, se una donna con una donna, se un uomo con una donna, giustamente i carabinieri li fermano e li portano in caserma, perché non è consentito né agli eterosessuali né agli omosessuali di tenere atteggiamenti che sono offensivi per il sentimento comune della gente, per la famiglia, per i bambini, per chi passeggia lì può stare tranquillo. Ok, bene dottor Giovanardi, la ringrazio e spero di averla presto tra noi.